inaugura oggi, sabato 18 settembre, la nuova struttura Fisioradi Medical Center a Pesaro. La nuova struttura, aperta al pubblico e agli ospiti, con orario continuato dalle 10 del mattino a oltranza, offre la possibilità di vedere, osservare, studiare tutti gli spazi che costituiscono la struttura stessa e di poter prendere informazione in merito ai servizi che vengono offerti. Maurizio Radi, titolare di Fisioradi Medical Center. Sono passati un po' di anni ed è cresciuta l'esperienza, sono accresciuti i servizi e le competenze del vostro centro. Partiamo da quel lontano 2001, quando aprì Fisioradi Center nel centro della nostra città. Che cosa è successo poi dopo? È successo che sono passati gli anni, come hai detto tu giustamente, è aumentata l'esperienza, la professionalità, sono cambiati i tempi e questo in certi momenti lo devi cercare di capire. Capire che non potevi più lavorare come lavoravi 10 anni prima o come lavoravi quando potevi esercitare la propria professione in un piccolo studio come avevo iniziato prima ancora di Fisioradi Center. E quindi sai, anche all'epoca nel 2001 quando avevo aperto e dicevo che facevo una piscina riabilitativa, molti mi hanno dato del matto. La piscina riabilitativa 20 anni fa è stato un boom e ci ha portato una bella risonanza non solo a Pesaro ma anche nei dintorni, nella provincia. Poi fortunatamente siamo cresciuti. Fisioradi Center, che era 250 metri quadri, dopo 7-8 anni ha preso anche dei locali vicini e si è allargato. La fortuna che posso dire di aver avuto è che ho iniziato a fare il mio lavoro in un ambiente sportivo dove da subito io ho lavorato insieme al medico sportivo, all'ortopedico, all'allenatore, al preparatore atletico e quindi da questa esperienza ho capito che non potevi fare il nostro lavoro da solo, ma avevi bisogno di un entourage attorno per completare il percorso al paziente. E quindi in Fisioradi Center, si può dire di vecchia generazione, ho iniziato a mettere dentro qualche professionista, all'inizio qualche ortopedico e poi questa ricerca di lavoro sempre più di squadra mi ha fatto capire che bisognava crescere ancora. Arrivati a un punto mi mancava qualcosa, vedevo che sì, lavoravamo bene, ma non poteva essere tutte sulle spalle di Maurizio Radi e quindi ho capito che per crescere ancora doveva crescere anche tutto il personale, che erano i miei collaboratori che lavoravano a braccio con me, ma oltre ai miei collaboratori anche tutte le ragazze del front office. E questa cosa mi ha fatto incuriosire, mi ha fatto un po' cercare per l'Italia. Iniziavo a sentire parlare di comunicazione, di coaching, e per me che venivo dal basket il coach era l'allenatore, quindi inizialmente pensare al coaching, dico, a livello professionale mi facevo delle domande un po' strane, ma quando ho iniziato a capire che poi erano corsi per una crescita personale e professionale, ho iniziato un nuovo percorso prima su me stesso. E poi lì mi si è aperto un mondo e ho capito che questa esperienza non doveva essere fatta solo per me, ma doveva essere fatta per tutti. Un giorno, andando a cercare su internet, ho incontrato in un video Luca Luciani che faceva un'intervista e che spiegava un po' dell'importanza della comunicazione nell'ambito sanitario e mi si è illuminata un attimo la lampadina e ho detto voglio andare a vedere. Da lì ci siamo iscritti a Fisioterapia Italia, tutti i miei collaboratori hanno iniziato a fare corsi di comunicazione, di marketing e quindi anche tutte le ragazze del front office. Oggi posso dire che sì, Maurizio Radi ha avuto questa idea, ha creato questa macchina, ma la macchina poi non ha bisogno solo del pilota, ma ha bisogno degli ingegneri, dei meccanici, di chi si occupa delle gomme e di tante altre cose. E quindi a quel punto abbiamo fatto un percorso tutti insieme, le ragazze sono cresciute tantissimo, oggi possono tranquillamente gestire il front office di questo centro
senza Maurizio Radi, ma noi dobbiamo continuare ad andare avanti. Quindi quello che per qualcuno sono stati 2 anni difficili, e lo sono stati anche per noi lavorativamente parlando, ma ci hanno aiutato a crescere, perché aver avuto più tempo per formarci ci ha dato tanto. Oggi siamo qua, ma la sfida ancora deve iniziare, perché la sfida sarà da lunedì riuscire a far capire alle persone quello che vogliamo dare. Vogliamo dare dei percorsi terapeutici, vogliamo iniziare a far capire che la sanità del futuro è diversa dalla sanità del passato, ma anche dalla sanità del presente. Speriamo di riuscire a passare questo messaggio, e quindi ringraziamo tutti quelli che oggi sono venuti qua alla nostra inaugurazione, ma diciamo che chi non ha avuto tempo e chi ci vuole venire a visitare, vuol visitare il centro, noi siamo sempre aperti, e da lunedì ci sarà sempre una ragazza disponibile per far visitare la struttura, ma anche per spiegare quello che vogliamo andare a fare nel futuro. Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, anche lei presente in questo pomeriggio di bellissima inaugurazione di una struttura efficiente e interessante che offre tanti servizi per la nostra città. Sì, davvero una struttura straordinaria. Sapevo che Maurizio Radi aveva dei bei progetti in testa, ma non immaginavo un centro polifunzionale di questo tipo che, come ho detto poco fa, aumenta complessivamente il livello di benessere della nostra Pesaro, perché ci sono davvero tanti servizi sociosanitari, di assistenza agli sportivi, agli anziani, a chi ha avuto incidenti, a chi ha bisogno di riabilitazione. Davvero complimenti, perché è una struttura all'avanguardia nei macchinari, nel personale e anche nella tipologia organizzativa. Quindi davvero complimenti a Maurizio Radi e grazie per questo bel investimento che ha fatto nella nostra città. Andrea Biancani, vorrei sottolineare con lei l'importanza di un centro così completo per la nostra città e dintorni. Sì, devo dire, innanzitutto faccio i complimenti a chi l'ha progettato, ma anche alle persone che andranno a gestirlo. Un centro come questo è sicuramente molto importante, innanzitutto perché mette a disposizione di tutti i cittadini un'eccellenza per il nostro territorio. Devo dire che le persone sono sempre più attenti alla salute, quindi quello che è il benessere fisico. Sono molte le persone che fanno attività sportiva per questo, e avere un centro come questo dove potessi comunque fare visitare, dove avere delle consulenze, ritengo che sia molto importante. Poi all'interno di un quartiere come questo qui di Vismara, un quartiere dove le persone che si vivono sono talmente tante, quindi è un servizio che si va ad aggiungere ai servizi che sono già presenti. Dall'altra parte devo dire, rispetto a quelli che dicono che bisogna sostenere il pubblico e non il privato, io devo dire che un'attività come questa ovviamente vive perché le persone ritengono che i servizi che gli vengono messi a disposizione sono servizi importanti, ma io penso che se aumenta la qualità del privato aumenta anche la qualità del pubblico, perché quando c'è la competizione tra la qualità del privato e la qualità del pubblico e viceversa, penso che noi dobbiamo puntare ad aumentare la qualità di tutti i servizi che riusciamo a fornire ai cittadini in senso generale. Fisioradi Medical Center e il ciclismo. Il centro sta al ciclismo come il ciclismo sta al centro. Possiamo spiegare bene che cosa significa? Ma qua ormai mi conosci e forse mi conoscono e sanno che il ciclismo sta a Maurizio Radi o sta al centro come un vecchio amore che nasce da bambino, e quindi la fortuna è stata di crescere in un ambiente sportivo da 7 anni a 20 anni, e quindi aver fatto l'agonista a livello di ciclismo prima giovanile e poi a livello dilettantistico. Poi un infortunio a 18 anni un po' ha fatto traballare questa passione, e quell'infortunio mi ha fatto conoscere il mondo della fisioterapia e che poi mi ha appassionato. A quel punto, quando ho finito di gareggiare, ho preso questa strada della fisioterapia,
che mi ha permesso ancora di continuare la mia passione, perché poi nei primi anni da fisioterapista ho seguito diversi ciclisti anche a livello professionistico, ho vinto un Giro d'Italia con Gilberto Simoni che seguivo, e quindi la passione è sempre rimasta, ho continuato sempre a pedalare e a un certo punto, come in tutte le altre mie diciamo attività, ho messo su dei servizi per il ciclista, quindi oggi dentro al centro troviamo il preparatore, troviamo il nutrizionista, e questi sono due ragazzi che hanno gareggiato fino a fare i dilettanti e oggi anche loro fanno la loro attività legata al ciclismo e non solo. E poi è un biomeccanico per tutto quello che è la postura sulla bicicletta, e da quest'anno abbiamo introdotto ancora una nuova figura che è il mental coach, una figura che magari molti non conoscono ma che le ultime Olimpiadi hanno fatto conoscere, perché tanti dei nostri atleti italiani che hanno vinto hanno detto che poi la loro carriera è cambiata nel momento in cui si sono affidati a un mental coach. Questo per dire che è vero, ti devi allenare, ti devi preparare, devi essere fisicamente pronto agli avvenimenti, ma devi essere anche mentalmente pronto, perché se la testa non è pronta, e come dico sempre ai pazienti, e quando vengono anche a riabilitarsi, se la testa funziona poi piano piano fa funzionare tutto il resto. Agli architetti Leoni Baroncea vorrei chiedere da dove è nato il progetto, le tempistiche, insomma quanto avete corso? Abbiamo corso molto. Un anno fa esatto, a settembre del 2020, Maurizio Radi ci ha interpellato per questa idea che aveva di creare un centro molto più grande di quello attuale. Ha detto: dobbiamo entrare assolutamente entro agosto. Io ero un po' scettico, però ho detto: accetto la sfida. E ce l'abbiamo fatta. Il centro è nato e abbiamo impiegato esattamente 5 mesi per fare i lavori. Era un capannone industriale, qui c'era la sede di una cooperativa, e è stata dura, è stata difficile, ci sono stati momenti di tensione, però il lavoro è stato anche fortunato, perché il tempo meteorologico ci ha assistito. E oltretutto ho avuto a che fare con un imprenditore vero, con uno che voleva veramente questa cosa. In tutta questa corsa, in tutta questa velocità, quali sono stati i momenti più critici e quelli di maggiore soddisfazione? I momenti più critici sono stati durante i lavori, ovviamente. Rispettare le tempistiche è stato difficile, però con un grande lavoro di squadra, insieme alla parte progettuale, insieme alle imprese, ci siamo riusciti a far venire fuori un bel lavoro, credo. Vorrei ringraziare l'architetto Leoni che mi ha dato la possibilità di lavorare a questo progetto, e spero di aver aggiunto anche la mia parte di creatività, direi, al progetto. Luca Luciani, responsabile Network Fisioterapia Italia. Di cosa si tratta? È un network di centri fisioterapia in tutta Italia che vanta 120 strutture in esclusiva territoriale, e noi abbiamo il piacere e l'onore di avere all'interno del nostro network Fisioradi, che seguiamo già da circa 4 anni e l'abbiamo visto crescere nella sua evoluzione dal punto di vista organizzativo, ma anche dal punto di vista dei percorsi terapeutici e della qualità dei trattamenti che hanno all'interno del loro centro. In questa ultima diciamo loro esperienza e progetto hanno alzato ancora la sticella, portando all'interno sala chirurgica e diagnostica, quindi andando al di là della sola fisioterapia. Daniel Vittori, responsabile marketing Fisioterapia Italia. Una giornata importante, molto particolare quella di oggi a livello organizzativo, strutturale, ma penso anche emozionale. Perché?
Assolutamente sì, perché come Fisioterapia Italia, supportando i professionisti della salute, il nostro obiettivo è quello di fare in modo che le persone sempre più capiscano l'importanza della fisioterapia, si affidino a strutture come questa qua, in cui sono fisioterapisti specializzati che investono tanto tempo e tanti denari per creare appunto posti di benessere. Una struttura che offre tanto, tanto in termini di servizio. Quali sono i servizi più importanti, più evidenti che Fisioradi Medical Center offre? Sicuramente la fisiopalestra, che in questa struttura è diventato un posto di assoluta perfezione per la riabilitazione, l'idrochinesiterapia, che è una novità soprattutto in questa zona, e tutta quanta la parte di diagnostica con una risonanza magnetica, un Tesla e mezzo, che è veramente quanto di più tecnologico esista in questo momento in ambito diagnostico. Marco Fravisini, direttore sanitario Fisioradi Medical Center. Qual è il suo ruolo nello specifico? Se può dirci un pochino più in analitico di cosa si occupa. Perfetto, io nella pratica quotidiana mi occupo di chirurgia del ginocchio, sono ortopedico, chirurgia del ginocchio e traumatologia sportiva, e poi chiaro che lavoro qui come direttore sanitario, quindi cerco di coordinare anche le attività mediche del centro. È un centro che, come vedete, si rinnova e anzi si amplifica, quindi mette il paziente al centro del suo percorso, un percorso che inizia dalla visita del paziente, passando per la diagnosi strumentale, quindi una nuova acquisizione del centro, fino ad arrivare al percorso di cura e quindi al percorso di mantenimento, sempre nel tentativo di occuparsi del benessere a tutto tondo del paziente. Andrea Diana, consulente risorse umane di Fisioterapia Italia. È stato un percorso complesso e complicato arrivare fin qui in così breve tempo? Assolutamente sì, è stato frutto di una pianificazione che è partita da circa 13 mesi. Siamo partiti dalla selezione del personale fatta con un corso che è durato 6 settimane, a cui abbiamo fatto seguito con una serie di incontri dove abbiamo organizzato la parte che riguarda l'accoglienza e anche la comunicazione riguardante una materia importante come può essere quella della sanità. Le nostre risorse e i nostri fisioterapisti sono preparati per accogliere le persone con una comunicazione che è molto tesa agli aspetti emotivi, perché sappiamo che una parte della guarigione dipende anche da fattori psico-fisio-sociali ed è importante avere un personale preparato in questo. Leandro Palomba, presidente AIMTES. Cosa vuol dire questa sigla? Allora, l'AIMTES è l'Associazione Italiana Massaggiatori Sportivi e Terapisti dello Sport, è un'associazione nazionale importante e annovera fra noi Maurizio Radi, che è uno dei nostri docenti. Oggi siamo onorati di essere qui a presenziare a questo evento, che è un evento importante penso per tutta la città di Pesaro, un modo nuovo di fare medicina, di fare terapia, tutto innovativo. Per noi è un onore che uno dei nostri come Maurizio sia riuscito a fare questo, sia riuscito a fare il famoso salto di qualità, ma non solamente per la struttura ma per la professionalità e per l'amore che mette nello sport. Con Maurizio, che è nostro associato, ci conosciamo da quando calcavamo i palazzetti con la Scavolini, sicché penso che meglio di un professionista così, che sa aggiustare, sistemare, rimettere in campo un professionista dello sport, sarà molto utile a tutti i cittadini, a tutte le persone che richiederanno la sua opera. Io penso che questo sia un centro innovativo e non si può fare a meno di venirlo a trovare solamente per un check-up, per capire come uno sta oggi. Veniamo da una situazione storica molto importante, che è quella del Covid. Tutti abbiamo accusato dei dolori, tutti abbiamo accusato delle disfunzioni. In questo momento questa è la risposta giusta. Fisioradi.
Tiziana Gaspari, front office di Fisioradi Medical Center. Ecco, nell'analitico andiamo a raccontare un pochino questi 3 anni, che cosa è successo nei tuoi 3 anni di esperienza e poi quelli che sono i servizi che ad oggi Fisioradi Medical Center offre ai suoi pazienti. Perfetto. Allora, intanto vi ringrazio per l'opportunità che mi date oggi di poter con orgoglio così spiegare un po' quello che sono i nostri servizi del centro e come è cresciuto il centro. E quando sono arrivata 3 anni fa era principalmente un centro di fisioterapia, riabilitazione e un poliambulatorio. E ho visto crescere il centro con nuovi servizi, quindi nuovi specialisti, medici migliori della regione Marche e anche dell'Emilia Romagna, e abbiamo anche inserito la diagnostica, abbiamo la mammografia, abbiamo l'RX telecomandato, abbiamo la risonanza, la TAC e anche la MOC. Quindi lo definirei un centro della salute a 360 gradi, perché vogliamo agevolare il paziente a fare anche la prevenzione, e quindi in futuro avremo anche dei pacchetti, delle promozioni proprio per la prevenzione uomo e donna. Quindi, che dire, siamo arrivati a quello che poi era il sogno di Maurizio, e sono orgogliosa appunto oggi di elencarvi tutto quello che faremo e con piacere per i pazienti. Tiziana Ballestieri, compagna di Maurizio Radi e responsabile amministrativa dell'intera struttura. Come ha trascorso questi mesi di preparazione, mesi concitati immagino? Cosa succedeva in famiglia e nel lavoro? Ma diciamo che sono stati sì mesi concitati, perché il progetto è partito da settembre dell'anno scorso, è stata una cosa anche abbastanza veloce. Dal pensiero alla fine è passato veramente pochissimo tempo. Ci sono stati dei momenti di tensione, di difficoltà, però diciamo che abbiamo cercato di vivere questa cosa con la massima serenità, cercando alcune volte anche di smorzare, diciamo, i momenti di tensione, e oggi siamo felici di essere qua e di presentare a tutti questo sacrificio, se vogliamo chiamarlo, a tutti voi. Grazie veramente di cuore. La voglia di crescere, la voglia di offrire sempre maggiori servizi ai propri clienti ha portato il titolare Maurizio Radi ad investire in nuovi progetti, a coinvolgere uno staff sempre più nutrito di medici, un'equipe veramente altamente specializzata che in questo giorno di inaugurazione si presenta alla città di Pesaro. Il posto dove trascorrerai la tua intera vita e il tuo corpo. Abbine cura. Fisioradi Medical Center.